Ciao. Creatura, come detto dal titolo, questa sera super mega unboxing di prodotti Kiko, sì, perché Gianluca, che lavora da Kiko, mi ha portato uno scatolone pieno di prodotti Kiko dal valore di boh, 300 euro totale. Festival Glow Powder Foundation, fondotinta compatto. Utilizzo wet and dry. Il fondotinta l'avevo quasi finito, quindi questo lo userò, sperando che sia del mio colore. Andiamo a vedere. È molto chiaro, quindi sì. Direi che è proprio il mio colore questo. Allora, in videocamera sembra molto più pallido. C'è questo che spicca fuori, vediamo cos'è. Ah, è un super pennellone. Non so cosa ci metto. Poi abbiamo sempre del Festival Glow Long Lasting Eyeliner e Kajal. Colore marrone, credo, vediamo. Mascara effetto volume panoramico per ciglia moltiplicate. Allora, io vendo ne 0 0x00. Però lo proverò lo stesso. Bella, packaging. Magari nero su nero non è il massimo. Wow, ma che forma strana. No, adesso meglio di no perché ho paura di accecarmi, dato che non sto vedendo nulla. Però lo proverò sulle mie ciglia inesistenti. Voglio vedere se funziona. Sono come quella tizia di TikTok, che c'è una signora che praticamente è sprovvista del labbro superiore. Non è che io ce ne abbia molto di più, però lei proprio ancora meno di me. E prova tantissimi prodotti per pompare, diciamo, per farsi pulp. Per gonfiarsi, per avere un minimo di labbro. E io uguale dovrei fare con le ciglia praticamente. Però tutti i prodotti, per se funzionano su di me, allora funzionano davvero. Troppo facile quelle che hanno già mega ciglia o quelle che hanno già il labbrone. Cioè, ti piace vincere facile. Deve funzionare su chi non ce l'ha, giustamente. Poi qui c'è credo un altro Kajal. Kajal per l'applicazione nella rima interna dell'occhio, ma bello. Credo nero comunque. Eh beh, questo proprio. Ma scusami, tutte quelle che ho messo fino adesso forse non andavano nell'occhio. Una volta ho messo anche, ho scoperto tipo che si poteva bagnare le matite colorate, io ho detto occhio. Non credo che sia stata una buona idea. Fortuna non ho fatto un'infezione. Carino questo col cuoricino. Che cos'è? Eyeshadow palette numero 3, Chemical Attraction. Attraction. Palette ombretti, vediamo un po'.
Carine. Dorato e rosso. Bello su rosso comunque. A me piace tanto mettere cose rosse perché gli occhi verdi, quindi risalta molto. Cose rosse e rosa. Poi lucida labbra, emolliente, effetto 3D. Effetto 3D, no, devo mettere. Lo so che ho l'altro, ma mi si è già tutto seccato. Wow, vediamo. Ma lucida labbra colorato però questo. Tipo labello. Non vedo nulla. Non so come l'ho messo. Non mi vedo, quindi non so come l'ho messo, ma sembra davvero 3D. C'è qualche labbrone che mi fa. Non è vero. Mi piace perché ha un colore naturale. Poi, questo è un altro lipstick Festival Glow. Numero 4. Anche questo ha dei disegni bellissimi. Ha le stesse decorazioni che ci sono nel packaging. Spero si sia visto, perché è veramente bello. Poi, altro long lasting lip color. Tra il marrone, sembra tra il marrone e il viola. Un altro credo 04 Lost in Coral, che è Magnetic Loose Eyeshadow. Ah, no, Magnetic Loose Eyeshadow, dolce vita, ombretto in polvere. Ok, adesso mi tranquillizzo quando leggo in italiano. Perché, ma cosa vuol dire? Ogni volta, questo è ancora più bello. Questo è più bello perché ha sembra un po' olografico. E sembra un marrone con delle sfumature, dei riflessi dorati. Bello questo, molto estivo, secondo me. Poi. Le userei alcune cose, mi è venuto il flash di usarle tipo quello insieme a quell'altro blush che ho visto prima e altre cose per fare dei make-up, anche questo gloss, make-up tipo naturali, estivi, però tipo naturali, che si vede che sei truccato, però sei naturale. Vabbè, hai capito creatura? No, bene. Poi Green Me Gentle Face Mask. Cioè diventerò una gnoccolo dopo, cioè la mia divinità level pro, dopo tutti questi make up e maschere che mi farò. Maschera viso nutriente con burro di karité e olio di semi di melograno. Texture cremosa adatta anche per le pelli delicate, perfetta per me allora. Applicare sulla pelle detersa, lasciare in posa per 10 minuti e risciacquare. Che bella, sembra fatta di cartoncino. Un altro lip gloss. No, lipstick. Un altro lipstick 03 Festival Glow. Anche questo con il disegno. Un colore molto simile all'altro, però diverso. Poi. Lucida labbra, emolliente, effetto 3D. Un altro, vediamo questo che colore ha. Cioè, questo è tipo proprio Barbie Fashion Festival delle fate, non lo so, una cosa così, perché, cioè, è super glitterato, super rosa.
Io preferisco questo, però metti che mi vesto da fata un giorno, questo è perfetto. Con questo ci farei anche tipo qualcosa, se è brillante così, qualche decorazione viso, non so, qualcosa di particolare, lo userei ovviamente in modo improprio, però non importa. Poi questa è un eyeliner, lunga tenuta in penna. Oh my god. Che sono io. Oh, mia Ecate. Non credo si veda. Comunque è una specie di verde foresta scuro. Bellissimo. Poi, questo è un altro eyeliner lunga tenuta in penna, stavolta nero. Proprio nero potente. Poi, questo è un correttore fluido. Un correttore ancora in cellofanato. E non lo sto neanche ad aprire. Poi, questo è un 03, questo è uno 04. Io penso che per la mia carnagione vada bene lo 03, che è un po' più chiaro. Vabbè, un pelo più chiaro. Poi ci sono ancora queste ombrette riposizionabili. Che alla videocamera sembrano tutti dello stesso colore. Molto bene. Poi qui andiamo a vedere cos'altro abbiamo. Allora, questi sono dei contorno occhi, se non sbaglio, vediamo, no, scherzavo, maschere, no sì, avevo fatto giusto, mancava la parola, maschere, maschere contorno occhi monouso e energizzanti, al caffè. Al caffè. E poi due paia con il miele. Quelli contorno occhi maschere mai fatte. Quindi proverò. Questo è un eyeshadow. Eye pencil. Ombretto cremoso e matita occhi a lunga durata fino a 12 ore. 3 in 1. No, questo non fa un uso, un SMR. Questo è lo 01 nero e poi una specie di, come dice, eyeshadow, eye pencil. Ok. Poi questo è invece eyeliner duo. Con anche qui due colori diversi, con questa punta. Poi ah, ok, una punta è tipo un prodotto tipo liquido, diciamo, tipo un eyeliner, quello è una tipo matita. Ok, poi credo sia un eyeliner, ormai ho capito che la forma è quella. Stilo eyeliner, ok, eyeliner lunga tenuta in penna blu. Che bello. Poi c'è micro tip eyeliner, cioè è super sottile. Nera, ovviamente. Giustamente è quello più usato. Poi c'è un altro ombrettino blu. Sembrano tutti uguali, ma a me sembrano tutti uguali visti dalla videocamera. Invece, messi uno vicino all'altro, sono tutte sfumature completamente differenti l'una dall'altra.
Poi c'è un 25° anniversario super glitterato, cos'è? Vediamo un po'. 05 Happy Birthday, bellezza. Velvet Passion. Matte lipstick. Mamma mia. Buon profumo. Bello anche il packaging. Non so più dove mettermi le cose, quindi le cose che sto tirando fuori da lì le metto dentro questo. C'è un altro 2 in 1 di questi con l'eyeliner matita occhi, eyeliner and eye pencil di due marroni diversi, uno più tortora e uno più... Non c'è marrone tortora, vero? No. Invento i colori al momento. Poi balsamo labbra colorato idratante dal finish luminoso all'aroma di vaniglia. Devo provare anche questo, ma non posso ormai questo qui, ce ne ho messi due sopra. Cioè, che packaging lilla. Io ce l'ho adesso, mi piace molto il lilla perché secondo me adesso, dato che vanno i colori pastello per la primavera, il lilla. Bello, anche fatto così, molto cremoso. Ok, poi abbiamo rossetto ricco in nutrienti. Volete vedere che colore è? Indovinate che colore è? È rosso. Ah, è rosso chiaro. No, in realtà è Smart Fusion Lipstick. Beh, è rosso in realtà, è un rosso, davvero. Mattone tipo. Che diventerà anche questo un blush. Questo è un eyeshadow designer gel mascara. Wow, mascara gel sopracciglia. No, vabbè, io non li ho mai messi questi. Sono quelli per pettinarsi le sopracciglia, tipo. Però bisogna avere le sopracciglia. No, se no io ne ho poche, però. Oddio, sono tutto fresco. È che non mi vedo tanto bene lì da video. Userò anche questo, di solito non metto mai niente sulle sopracciglia, adesso ho qualcosa da metterci. Poi abbiamo questo mini cosina che è Sweet Affair Eyeshadow Silvery Vibes 01. Un ombretto, c'è una spugnetta anche dentro. Wow! Non credo si veda, comunque è un eyeshadow molto luminoso, c'è una spugnetta anche all'interno. Un altro di quelli duo. Ombretto due colori. C'è una specie di marrone e una specie di tra il viola e il blu. Lo stesso colore delle griglie, della griglia della mia auto davanti a una specie di, non te lo so dire cos'è, e io la chiamo griglia, ma non so cosa sia, ed è questo colore qui che non si capisce se è viola o se è blu. Poi 3 in 1, 12 ore, ombretto cremoso e matita. Altri due colori di cui non so il nome perché ci sono troppi colori nel mondo. Poi c'è questo, che cos'è? Tipo
corpo dorato, Super Color Waterproof Eyeliner. Eyeliner colorato resistente all'acqua. Cioè, lo sto facendo così molto bene. Bello. Poi questo, un'altra cosa duo, ovvero un ombretto liquido, ed è un colore strano perché questo sembra un tra il verde e il verde bottiglia, verde no, cachi, verde cachi. Questo tra sempre il dorato e il grigio barra sì, grigio dorato tipo, così che lo vedo poi. Questa è un'altra matita, forse matita occhi, credo sempre nera, no, scherzavo, marrone. Questa va bene per le sopracciglia. Poi stiamo quasi finendo, tanto non sarà giù dormendo da 2 ore. Pennello per sfumature precise. Vediamo. Scusa. Bello. E poi dovrò capire tutti quei pennelli che mi hai dato. Che è siero viso nutriente in gel con acqua di rosa distillato in modo sostenibile. Allora, le cose con la profumazione acqua di rosa io amo, amo, amo. Allora, oddio, buonissimo. Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow. Ombretto. Bel colore, wow, un altro colore che non ti so descrivere. Poi mascara colorato effetto volume panoramico, vediamo di che colore è. Scuro. Ultime cosucce. Concentrato viso detox con estratto di kiwi e cetriolo. Aiuta a proteggere da agenti esterni. Applicare su pelle detersa. Cucciolino. Allora, qui dice Energy Shake Long Lasting.
perché sembra che ci siano tutte goccioline sopra. È bellissimo. Credo siano di resina, non lo so, ma è un effetto super bello. Non so se si vede. Qui dentro c'è scrub viso con particelle di pietra pomice, nocciole, mandorla, deterge e esfoglia delicatamente la pelle, lasciandola morbida e levigata, adatto anche per pelli delicate. Applicare sul viso umido e massaggiare, poi risciacquare. Sempre Green Me Gentle Face Scrub. Sempre di questa tipologia che sembrano fatte di cartoncino. Ok, c'è questa scatolina qui. Ultima cosa, dice: i più amati di Kiko per creare un look da principessa. Metallizzato, mascara effetto volume intenso, luce labbra super lucido. C'è il kit principessa. Allora, qui c'è un water shadow. Vediamo il colore. Però secondo me quello rosa era più da principessa che questo qui. Dal mio punto di vista, poi. Da principessa Barbie. Bello anche questo. Però quello lì spacca.